Stiamo partendo e sta piovendo. Aiuto, aiuto, aiuto. Coperti. Senza pietà ci hanno detto di metterci in coda sotto la pioggia. Stiamo prendendo l'acqua. Sole, siamo arrivati. C'è il sole, Malta. Vediamo che dopo dalla vacanza ritorniamo tutte nere come... Nere, nere, nere. Mia mamma è entrata al contrario perché non sapeva che la guida era al contrario. La vista dalla casa. Siamo arrivati a Paradise Bay, dovrebbe essere là sotto la spiaggia. C'è il mare un po' mosso oggi perché c'è vento, però è veramente bello. È un golfo spettacolare, bellissimo. Guardate che meraviglia. Paradiso. È gelata l'acqua. Non ho intenzione di entrare. Non ho intenzione di entrare. Aiuto! No, troppo freddo. Abbiamo trovato una medusa sotterrata sulla spiaggia. Ora mangiamo piatto marocchino, maltese, olive, salsiccia, patè di fagioli, formaggio di capra, olive, tutto quanto. Il villaggio di Braccio di Ferro. Bellissimo! Carino proprio. A Malta poi hanno anche la fruttacqua, cioè un'acqua con la mela, c'era con la mela, con la fragola, un'acqua come un'acqua detox tipo mi sembra, però boh, è un'acqua, costava pure meno dell'acqua, sarà una cavolata. Ora provo a assaggiarla. Sa di succo di mela, buona. Buone. Penso sia solo per sapore che non abbia proprietà particolari, però è buona. E adesso vado a montare il video per domani, sennò domani è martedì e non uscirà il video. Vedete che lavoro anche in vacanza, vero? Che merda di vita. Ecco, ci vediamo domani. Buonanotte, ciao. Buongiorno. Ciao. Ma io dico, ma saremo sfigate che dalle 6 di mattina c'è uno... stupido trapano. C'è uno che trapana nella scala, ma dalle 6, vero? Vabbè. Hai dormito tu, Giulia? Sì. Il mio letto sembra budino. Sì, infatti io ho mal di schiena stamattina. Un po' troppo morbido, tu no? Il mio proprio budino che mi piace, non so perché. E non ti fa male la schiena adesso? No, un pochino era tossiva. Sì? Un pochino sì, però è anche comodo. almeno non ho questo cuscino di pietra. Veramente sembra che ci sono delle pietre. Mettiamo l'ananas. Ananas. E anche fantasmini. Yeah. Eccoci qua! E oggi c'è un tempo non proprio tanto bello, però vabbè, adesso vedremo cosa fare. Forse andiamo alla Valletta, questo scignon molto carino, e perché non è proprio tempo da mare, il sole oggi non lo prendiamo. Non voglio tornare bianca! Abbiamo trovato il memoriale di un gatto in memoria di Masha con tutte le letterine, che carine. Sto facendo fare un braccialettino per Giulietta col nome Giulia, tipo questi qua col nome. E che cosa vuoi di ciondolino? Vediamo, sono così tanto che... Un gattino, la coccinella. Il cuore è carino. Il cuore ti piace? Ma io vorrei una specie di portafortuna importante. Tipo? In che senso? Qua ci sono altri. Tipo uno di quei portafortuna speciali. Ah, questo è specialissimo, eh. Questo è l'occhio che porta fortuna. Ho fatto fare questo per Rossella, che è la mia vicina di casa, che mi aiuta sempre con i pacchi, le chiavi, è sempre disponibile. Grazie Rossella. Ecco Giulia, anche lei ha il suo braccialetto. Stiamo provando i prodotti di un posto Organi. Che si chiama Origani. È uno scrub che rimuove la pelle morta con gli enzimi. All online, it started off in Australia about 4 years ago. Okay. And we've just expanded all across Europe. Started off in Australia with this company, they sent me down to London, and now I'm in Malta to open up the other shop.
And we've just opened in Milan as well. Really? Yes, I don't know what street I'm going there in a few weeks. Schiatterà qualcuno. Lo sapevo. Wow. E ora l'uccello gatto. Na na na. Guardate che bello, che vista. Perché hanno sparato? Bella. Ma tu sai il perché hanno sparato? A mezzogiorno sparano i cannoni qua, così, boom, boom, così come un orologio. Siamo a Marsa Scirocco. C'è un pesce, ci sono i pesci. Ci sono anche i pesci. Guardate che bello questo villaggio di pescatori, ci sono tutte le barche. Un gattino pietrificato. Julie, ma dove, chi sono questi nuovi amici? Sono i miei amici pietrificati. Ah sì? Come si chiamano? Nonno Giulio, nonno Carlo, okay, e nonna Giuditta. Che simpatici. Sto mangiando colazione yogurt con banane, mirtilli. Mia mamma sta mangiando French toast con panche. Mazza, che colazione, complimenti. Giulia, panche al cioccolato. Guardate che bella l'entrata di Medina. Si entra dentro e poi dentro c'è insomma tutta la città. Bellissima Medina, ci piace un sacco. E ci sono anche le cabine telefoniche inglesi. Abbiamo dovuto ripararci perché piove, con delle buste abbiamo fatto dei buste. Sembro Catwoman. Guardate che torte bellissime! Cioccolato! E questa cos'è? Ricotta. Ricotta, bellissima! La fotocamera sarà impigliata in un albero. Ora andiamo a prendere un caffè là sotto e non piove di nuovo, grazie a Dio. Grazie! Guardate, una famiglia di gattini. Strabelli. Ricetto. Anche te? Siamo a San Giuliano, non so se vedete la mia faccia perché è un po' buio, però è bellissimo, è pieno di localini, sulla spiaggia, è molto molto bello, romantico, ma non ho la mia metà con me. Oggi finalmente c'è il sole. E andiamo a Gozo! Vero? Andiamo col traghetto. Sì, subito mare, nient'altro, soltanto mare. Solo mare, 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 mare. Perché finalmente oggi è l'ultimo giorno, cioè domani partiamo verso sera, quindi forse riusciamo anche domani a prendere un po' di sole. Finalmente siamo in spiaggia, siamo a Rambla Bay. Guardate cosa abbiamo trovato, un granchio, ma ha degli occhi stranissimi, guarda quanto è carino. Oddio mio, povero granchio. Ma mi sembra un po' triste, lo rimettiamo nell'acqua. Sì dai, perché ho paura di prenderlo. Sono stata morsa da una medusa. Non lo toccare. Però non mi fa malissimo. Vabbè. È un'isoletta però è bella grande. Bella bella. Aspetta Katia. Campane. Non posso più parlare. Stiamo facendo fare una caricatura perché domani partiamo e Giulia ci teneva tanto. Wow! È bello il pezzo. Nice. You like it? Yes! Very good, Ernesto! Ultimo giorno! Partiamo alle 7 stasera. Ma cosa quello fa? Faccio dell'ultimo giorno. Ciao! Tristezza! Prendiamo l'ultimo sole, abbiamo l'aereo alle 7 stasera, quindi ci siamo fermati in una spiaggia vicino all'aeroporto e non so in che paese siamo, vado a chiedere all'ombrellaio. Andiamo a chiedergli. Chi è? Brisa Buja. Brisa Buja. Brisa Buja. Brisa Buja. Brisa Buja. Ok, thank you. Bellissima. Un po' fredda. Oh. Però Giulia sicuramente si butterà, lei non teme il freddo. Molto carina. Brisa Buja. Brisa Buja, Brisa Buja. E Giulia si butta a mare. Yes. Vediamo, tu non temi il freddo come me, vero?
Diciamo ciao, noi ci facciamo il bagno. Pensa quando rivedremo questo video a casa, che saremo a casa con la pioggia, il freddo. In realtà fa caldo anche là, dai. Un po'. Siamo arrivati in aeroporto, ancora tutte bagnate. I capelli un po' bagnati. E quindi adesso abbiamo il volo tra qualche ora. Spediamo le cartoline che ancora non abbiamo neanche scritte. E cosa vuoi dire di questo vlog? Sarà bello o brutto? Speriamo di essere bello. Facciamo il video. Io ho tutto il trucco fatto. Sì, sembro un panda. Ciao, ci vediamo presto con un nuovo vlog. Aspetta, facciamo anche la mamma, che la mamma non si è mai voluta far vedere. Le cervezze! Ciao! Ciao! Ho soltanto visto con la maschera quella lì marrone, hanno detto tutti che bella, che bella, che bella! Dall'aereo! Ciao!